Intanto Verona non l'avevo mai vista così, non ero mai stato qua nei giorni del Toccatì, e vedere appunto le vie chiuse, piene di gente, con gente che fa torri umane ovunque, insomma qualcosa che ricorda un gioco, effettivamente per uno che a Verona capita sempre in tutt'altre situazioni, francamente sì, insomma colpisce. Anche nei giochi di le carte italiane, anche le altre, comunque c'è sempre una storia, si allude sempre a una storia, quindi ogni tipo di gioco è anche già una storia. Scrivere una storia, raccontare una storia è anche un gioco che tu avvii con la persona a cui la stai raccontando o con il lettore tipo che tu ti immagini quando scrivi, stai giocando con lei o con lui. Noi anche di più, perché essendo un gruppo e scrivendo assieme, di fatto dobbiamo giocare, abbiamo delle regole del gioco, diciamo. Quindi i due mondi, le due modalità di interazione sono contigue e spesso si sovrappongono. Quindi è normale che si invitino degli scrittori a un festival dedicato ai giochi. È assolutamente normale.